Radio Kai 2015, un'altra esclusiva targata Gi Sport. Questa sera si affrontano Borgo Trebbia contro Green Gold San Paolo. Andiamo a leggere quelle che sono le formazioni di questo match. Borgo Trebbia con un 4-1-3-2 tra i pali Romanato, e quindi Capitan Di Prato, Paolo Fumi, Piccolo, Davide Fumi, Devoti davanti alla difesa, Puerbettelli, Gasparini, Tucci, Benali e Tagliafiti la coppia d'attacco. Allenatore Ganelli. Risponde Green Gold San Paolo con un 4-3-3 tra i pali Zanetti, poi Curdani, Panizzari, Serpesi, Sbruzzi, Mazzocchi, Battistini, Federico Rossi, il tridente, Poggi, Andrea Rossi, Merli, allenatore Pasini. Prima azione, primo gol che nasce da questa rimessa laterale, triangolazione al limite, riapertura per Mazzocchi che calcia con precisione, regala il gol del vantaggio alla Green Gold. Bello anche l'abbraccio con Capitan Cordani. Poi è solo Borgo Trebbia, ora in fase di disimpegno, e Tagliafichi che non calcia con la dovuta potenza. Altra azione pericolosa che nasce da un traversone dalla destra, sempre Tagliafichi con la destra, ci pensa senza troppe difficoltà Zanetti. Minuto 15, uno dei maggiori pericoli nasce da un calcio di punizione, tocca a Benali concludere, traversa piena per lui, palla che non oltrepassa la linea, grazie anche alla segnalazione della Goal Line Technology. Palleggio di Fumi sulla fascia sinistra, lui cerca il traversone che si trasforma in una conclusione velenosissima. Zanetti la lascia rimbalzare rischiando tantissimo, si dispera anche Sbruzzi ad un passo dal gol. Calcio da fermo per Green Gold, attento Romanato che devia con i pugni. Ultima azione del primo tempo, Tagliafichi ruba la sfera a Serpesi ma il suo destro finisce fuori di un soffio. Con le immagini passiamo alla seconda frazione, parte meglio Green Gold San Paolo che passa in vantaggio con Trovati, ma il gol viene annullato dal direttore di gara. E allora ci riprova il numero 32 della sua mattonella preferita, palla che lambisce il palo alla destra di Romanato. Prove di gol per il giallo-verde al decimo della ripresa, fantastico l'assist, colpetto per l'inserimento di Gasparini che scarica un missile col sinistro e colpisce l'ennesimo legno del match. Ci crede, vuole il pareggio Borgo Trebbia che non riesce a concretizzare dopo questo calcio di punizione, ma la caparbietà si traduce in gol poco dopo, sciabolata lunghissima e straordinario volo d'angelo di Tagliafichi che insacca così alle spalle di Zanetti. E apoteosi, pochi istanti dopo, Fumi controlla sul lato di destra, dà un'occhiata al centro e pennella un traversone perfetto per Ercoli che colpisce quasi con la nuca e la mette lì, ancora una volta dove Zanetti non può arrivarci. Rimonta completata e 2-1 che risulterà decisivo. Finale di gara a tinte blu, prima Serpesi cerca la magia su calcio di punizione ma il pallone termina sul fondo, poi conclusione da distanza siderale di Trovati che non crea grossi problemi a Romanato. Ultimo rilancio che si conclude con la triplice fischio del direttore di gara, illusione Green Gold nel primo tempo, poi solo Borgo Trebbia che portano a casa i tre punti con due fantastici colpi di testa. La linea può tornare allo studio.